Le brucia un po' la sconfitta di ieri. Ah, fischia, brucia sì, soprattutto per come è andata la partita. Beh, è vero, è cioè, vero. giocare un uomo in meno è stato veramente duro. Cioè, è stato come picchiare un bambino che fa la cacca. Ecco, ha già detto qualcun altro. Anche se quasi, quasi, devo dire che nel secondo tempo a momenti era il bambino a picchiare loro. È vero, è vero. Se si pareggiava non c'era mica niente da dire, beh. Se guardi bene la partita, il Montipò non ha fatto neanche una parata. È vero, vero. Comunque. Invece il suo portiere è stato il migliore in campo. Come diceva il mio nonno, che a 93 anni ci piaceva ancora la patacca. Eccolo. A stavolta le mie in tre, ma manco anche in prue. Il secondo tempo ci abbiamo provato, veramente, sì. Però non volevo entrare. Invece volevamo sapere, visto che abbiamo sentito prima l'allenatore del Torino, se lei ha provato qualche emozione nel rivedere il suo ex allenatore. Fischi, certo. Una certa emozione era inevitabile, cioè Juric è stato il mister del Grecia-Verona per due anni, insomma, sì. Dove ci ha fatto divertire con un ottimo calcio, quello che c'è da dire. Bravo, cioè, bravo, è come se tu rivedi la tua ex patacca, no? Sì, sì. Che ti ha molato magari, no? Non hai mai capito bene perché ti ha molato, no? E quando la rivedi ripensi, cioè, ovviamente inevitabilmente ai momenti belli che avete passato insieme. Certo. Ripensi, che ne so, alle ferie a Punta Sabbioni con la Paglia Weekend, certo, alle cene con gli amici del Ciocca, per esempio, ripensi alle pennette del Ropeton. Anche lei, ma dai! Ripensi ad andare a comprare le pasmine dal Bugna. Eccolo lì, ma dai, ma lo ripensi sapevo io, ad aiutare il suo babbo a fare il pastone per i piccoli, insomma, al risottazzo o il tazzo sbarzazzo che faceva la domenica la sua mamma, insomma, certo. Ripensi alle gite, l'ossario di Custoza, queste cose. Sì, bello. E ti spiace un po', certo. Perché pensi, ma perché hai fatto quella grande cagata che ci ha lasciato? E percepisci che è ancora innamorata cince di te, hai capito? È vero. Però fischia, nell'ultimo periodo al Mastrezei Marauni. Devo dire, era diventato pesante. Amparea de Verghe, un sasso dentro i boxer. E quindi le nostre strade così ci sono divise. Infatti, ieri il mister Juric, nel post partita, addirittura ha ammesso di essere stato, insomma, molto stronzo con lei. È stato proprio così, ha detto, nell'ultimo periodo. Ho sentito anch'io la sua dichiarazione, infatti. E mi fa piacere che almeno la mette. E ho sentito anche che ha detto che Verona è stato benissimo, Camera Veronesi, che il sottoscritto è stato un precedente cicenale, che ha potuto fare tutto ciò che voleva. Insomma, che sono stati i migliori anni della nostra vita. Non dimenticatemi! Anche lei, va bene. Capito che si avvicina l'ultimo dell'anno, fa un po' parte il carrozzone, siamo a posto tutti, non so. Ma allora quando se la pensa veramente così, no? Sì. Ma allora mi chiedo, perché cazzo era la tessinista? Infatti, viene un po' da chiedere. Non lo so, è come se la tua morosa ti dice, ti lascio perché ti amo troppo. Io ti brucio la macchina perché fuori fa freschino. O te la rigo da cima in fondo o ti disegno dei fiori. Cioè, scusa, dai. Non sei mica qua a cambiargli le pile a fagiolino fa le puste. Sta qua a lavorare per il modello Bruce Darwin. Abbiamo da internazionale già il brand. Caro mio Ivan, questa. Hai voluto la bicicletta e adesso mettici il selino. Scusa. Comunque, acqua passata, adesso ci godiamo il nostro I Got Tudor. Bene. E andiamo avanti per la nostra strada. In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona, Vado Sicuro, Moto Taxi, i Fattorini di Verona, Airforte, la Fal.0 Serramenti.